Radio Flumeri dalla sala consiliare di Ariano Irpino è stata presentata sono state presentate le farine magiche. Ariano Irpino, abbiamo con noi coach Ferazzoli. Il nuovo corso comincia domenica contro Ancona. Ci ha colpito molto una sua dichiarazione, quando ha detto che sono le ragazze 20 minuti prima vengono in palestra. Perché? Di solito anche i professionisti arrivano un'ora prima, quindi non è che ho detto molto. Rispetto agli altri anni c'è stato questo cambiamento. Certo, perché già si vede la disponibilità al lavoro, ma è perché si è detto solo una volta dovete venire prima, fate il lavoro di protocollo per chi ha bisogno di fare stretching, chi ha bisogno di rinforzare le ginocchia, chi ha bisogno di rinforzare le caviglie o qualche parte del muscolo che in quel momento non sta bene, e vengono e utilizzano questi 20 minuti, e al farlo con una certa continuità tutti i giorni 20 minuti, tanti infortuni si possono evitare e tanti miglioramenti a livello fisico che dopo vanno a favorire nelle cose di esecuzione tecnica in campo con la palla e possono aiutare molto. Noi notiamo più entusiasmo rispetto alla scorsa stagione, forse ci sbagliamo, e poi vediamo un roster ben strutturato. Dove può arrivare questa squadra? Lei cosa ci può dire? Quello che ho detto prima, questa squadra, come tutte le squadre giovani, sono una incognita, perché i giovani di adesso, come anche di altri tempi, c'è il giorno che vengono tutti e giocano tutti e facciamo 100 punti, c'è il giorno che uno si tira l'altro e facciamo schifo. E quindi soprattutto di questa squadra la gente deve capire che queste ragazze, poche persone di questa squadra hanno avuto la palla in mano con responsabilità, e dire entrare in quintetto, avere giochi che vadano nelle sue mani per fare la definizione del gioco, e quindi poche persone dei 15. Quindi anche se hanno avuto un grande minutaggio nelle squadre dove hanno giocato, erano tutti, come dire, seconde linee. Quindi il lavoro psicologico, il lavoro di forza fisica, anche di atteggiamento nell'approccio della partita, è difficile, ma difficile. E quindi questo entusiasmo penso che tu vedi da parte delle ragazze è perché sono giovani, vogliono giocare, sai, essere presentate è bellissimo, io l'ho fatto ad altissimi livelli come loro e li auguro a loro di arrivare, ma questo entusiasmo è dovuto a questo entusiasmo è dovuto a che ogni giorno in palestra veramente danno l'anima, non sempre, perché si deve martellare, si deve urlare, si deve dire, si deve ripetere, si deve ancora ripetere, rimproverare. Non è un lavoro facile con i giovani, soprattutto che vengono da seconde linee. Non sono ragazze che non sono state allenate. Loro hanno avuto buoni settori giovanili, quasi tutte. E quindi questo aiuta fino a un certo punto. Adesso è Serie A, quindi la mentalità di dire adesso la palla è oro, e in una squadra di questo genere quando si guadagna la palla o se la recupera deve essere oro, ogni pallone, e non è facile con i giovani perché vogliono correre, vogliono saltare, vogliono fare, vogliono passaggio bello, e non è facile, però questa squadra ci può dare delle soddisfazioni perché lottano dall'inizio alla fine. Beh, con quest'ultima cosa che ha detto forse mi ha già risposto a questa domanda che le voglio fare. Il fatto che si sia cambiato così tanto rispetto all'anno scorso può rappresentare un rischio o può invece essere nuova linfa per le farine magiche? Io penso che tutto cambiamento porta cose buone, cose positive, cose meno positive, e basta con gli occhi che uno li guarda. Io l'anno scorso guardavo la mia squadra che aveva un potenziale enorme, siamo arrivati a un certo livello, adesso guardo questo e vedo la stessa cosa, c'è un potenziale enorme, ma le teste, i fisici sono molto diversi. Io penso che questa squadra, se riesce a trovare un equilibrio tra quella forza che tengono i giovani, l'equilibrio che magari io cerco di dare in allenamento, che non è sempre 100,
se deve andare a 50, se deve andare a 70 e se può andare anche a 100. Se loro trovano questo equilibrio potrà fare belle cose. Le faccio una provocazione, bisogna fare meglio dell'anno scorso. Io no, come ho detto prima, i pronostici non mi piacciono. Io vado piano piano. Una provocazione la mia. No, ma va bene così. Io lo auguro, lo auguro a tutti, lo auguro anche a me. Questo sarebbe un sogno, però vediamo, andiamo passo dopo passo. Grazie, grazie a Coach Ferrazzoli, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, sempre, grazie. Ci vediamo domenica, arrivederci, arrivederci.